Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera, anche fresca la sera, quindi si sta anche bene qui. Speriamo che il tempo tiene. Il mio collega Viviani sta per arrivare, però per non approfittare della vostra, del vostro tempo abbiamo deciso di iniziare. Tra qualche minuto sarà qui anche Viviani. Per chi non mi conosce, io sono Valentino Grant, sono un europarlamentare della Lega, sono un collega di Attilio, di Elena, e ho grande piacere di stare qui questa sera con voi, in questa località, per darvi qualche indicazione su che cosa la Lega in Europa ha fatto per la pesca. Io mi occupo di commissioni economiche, sono in commissione Econ e Budget e ho anche il piacere di stare in commissione pesca a Bruxelles. E devo dire che mi sono anche appassionato, perché da una persona che studia materie economiche sono entrato in pesca e ho trovato una... mi sono appassionato perché è una materia che mi piace e in qualche modo sto cercando di dare qualche contributo. Iniziamo con qualche dato. Chiaramente parliamo di dati che riguardano l'Unione Europea, quindi tutti quanti assieme. Negli ultimi 2 anni la capacità di cattura è diminuita del 2%, quindi tutti hanno perso questa capacità di cattura, quindi del pesce. I redditi dei pescatori, io parlo dell'Europa, sono diminuiti dal 30 al 40% in meno. Pensate che però i costi di produzione sono aumentati del 60%, quindi diminuisce il guadagno, aumentano i costi. Tutto questo in Italia che risultato ha portato? Che da 16.000 imbarcazioni quest'anno ne contiamo solo 12.000, cioè 4.000 pescherecci hanno smesso di operare. Uno dei problemi più importanti, che riguarda soprattutto il Mediterraneo, che purtroppo queste norme europee hanno fortemente penalizzato i pescatori, diciamo, che sono nel Mediterraneo, perché chi è extra Europa non sottostà a queste norme, quindi hanno delle agevolazioni, quindi nasce una concorrenza sleale, e di questo l'Europa ha avviato una commissione d'indagine per capire come risolvere questa grande criticità. Noi in Europa, come commissione pesca e quindi come parlamentari europei della Lega in commissione pesca, abbiamo seguito diversi dossier importanti. Quello più importante in particolare è stato quello del regolamento per l'ammissione al fondo FEAMPA, che voi sapete è il fondo dove i pescatori chiedono i soldi per poter fare la loro attività. In modo particolare ci siamo dedicati al regolamento sui controlli. Che cosa è successo? Che il 5 novembre del 2021 la Commissione europea ha fatto uscire un atto delegato per rendere subito operativo le nuove regole del FEAMPA. Purtroppo queste nuove regole del FEAMPA penalizzavano molto i pescatori, perché avevano inserito all'interno di questo regolamento che eventuali sanzioni avute da un pescatore senza il criterio di proporzionalità, bastava prendere una sanzione per non aver pagato una tassa, per un eccesso di velocità, avere una sanzione, andava a penalizzare fortemente il pescatore nella richiesta dei fondi al FEAMPA. Noi con una forte azione il 15 febbraio del 2021 abbiamo chiesto una modifica, perché volevamo inserire all'interno di questo regolamento criteri di proporzionalità, perché noi pensiamo che sia una cosa normale che una cosa è prendere una multa per eccesso di velocità e una cosa ammazzare una persona, sono due cose diverse, sono due reati diversi. Purtroppo il regolamento li considerava allo stesso modo, e devo dire questa è stata una grande conquista della Lega, perché solo qualche giorno fa ci hanno risposto che avevamo ragione, e quindi hanno inserito all'interno del regolamento i criteri di proporzionalità, che è una cosa importantissima, perché se fosse partita subito questo regolamento così come è nato avrebbe creato grossi problemi ai pescatori. Quindi la prima grande conquista che abbiamo avuto è stato questo inserimento di questi criteri di proporzionalità. Personalmente mi sono occupato del problema del costo del carburante, e devo dire che con grande soddisfazione, grazie a un mio emendamento, abbiamo bloccato un'altra cosa gravissima che stava per accadere,
cioè quello che volevano eliminare le agevolazioni sul costo del carburante, cioè voi sapete che sul costo del carburante ci sono delle agevolazioni fiscali. L'Europa le voleva togliere queste agevolazioni. Noi abbiamo fatto una forte opposizione e grazie a questa nostra forte opposizione queste agevolazioni non sono state rimosse. E quindi vi devo dire con grande soddisfazione che è stato proprio un mio emendamento questo qui. Ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari che abbiamo fatto, in modo particolare. Io nel mese di aprile ho fatto un'interrogazione parlamentare al commissario facendo presente lui una cosa, che oggi il costo del carburante è di circa 1 euro. Considerate che il target massimo per i pescatori è 0,60 centesimi, quindi noi oggi già abbiamo delle grandi difficoltà. Quindi abbiamo fatto presente al commissario che è importante. Perché oggi i pescatori non escono tutti i giorni, escono 2 o 3 giorni la settimana, perché con un costo così alto del carburante diventa difficile e molti pescatori non escono più, perché a volte i costi sono più alti di quello che guadagnano. Per questo motivo noi abbiamo chiesto in un'interrogazione parlamentare di avere delle agevolazioni. Quindi abbiamo chiesto di avere una flessibilità sulle quote. In questo periodo che è andato dal Covid all'aumento del costo del carburante, ridurre gli oneri sociali e sospendere per un certo periodo le tasse, proprio perché crediamo che sia una categoria fortemente penalizzata e stiamo aspettando che il commissario ci dia una risposta. Con questo è evidente che noi come Lega abbiamo una forte attenzione per questo settore. Perché poi è un settore che inevitabilmente le conseguenze le paghiamo noi tutti, perché se aumenta il costo del carburante e abbiamo meno pescatori, è evidente che il pesce viene a costare di più, è una conseguenza diretta. E questo poi va a impattare anche nel livello di alimentazione del cittadino. Quindi noi ci teniamo molto a difendere questa categoria e lo stiamo facendo. Io adesso a novembre andrò a Tirana, perché c'è una riunione che riguarda un po' tutte le cooperative, la pesca, proprio per i costi del carburante. Io sono delegato a partecipare a questa riunione, proprio perché sentiamo molto, in modo importante, la necessità di darvi una mano. Tra le altre cose che abbiamo fatto, abbiamo cercato di bloccare quell'emendamento che voleva l'obbligatorietà della telecamera sull'imbarcazione. Stiamo cercando di bloccare anche quella perché diventa veramente una cosa difficile per voi. E insieme a Viviani, che adesso arriverà, ci faremo raccontare quelle che invece hanno fatto in Italia. Perché le cose che vi ho raccontato sono tutte cose che abbiamo fatto in Europa. Ma anche il collega Viviani in Italia, che è un esperto poi di questo settore, ha portato avanti tante iniziative per voi. Purtroppo tante cose non si sanno e molte volte la colpa è la nostra che non riusciamo a trasmetterle. Però io ci tenevo ad essere qui questa sera per prendere un impegno con voi. Quello di continuare a seguire questo settore in prima persona e tenervi aggiornati nei prossimi mesi. Magari lo faremo con altri incontri perché è giusto farlo. Adesso veniamo un po' più al discorso politico, perché noi siamo qui questa sera. Mi svesto da parlamentare europeo e mi vesto da segretario regionale della Lega, perché poi faccio anche il segretario regionale della Lega. E io sono contento di essere qui questa sera, di presentarvi persone che voi già conoscete, come Elena e come Attilio, che oggi ci mettono la faccia in questo territorio. E le liste le ho fatte io e sono contento di aver fatto delle liste che in qualche modo rappresentano ogni territorio. Vedete, noi a differenza di qualche altro partito, abbiamo messo dei rappresentanti del territorio, non abbiamo calato dall'alto persone di altri territori, perché noi pensiamo che loro devono essere i vostri riferimenti per quanto riguarda tutte le problematiche e le istanze di un territorio. Quando si calano persone dall'alto, una volta eletti non li vediamo più. Noi invece abbiamo voluto seguire questa strada. Il nostro leader, Matteo Salvini,
ha preteso da tutti noi candidati locali e non ha voluto candidare persone di altre regioni, proprio perché questi signori sono tutti i giorni qua con voi. Se oggi prendono un impegno, domani vi incontrano per strada e in qualche modo vi devono dare delle risposte. Ed è questo importante, è uno dei punti di forza della nostra lista in tutta la regione Campania della Lega. E devo dire che questa provincia, quella di Salerno, a me sta particolarmente a cuore, perché con Attilio abbiamo avviato un percorso di costruzione in ogni comunità. E quindi Attilio, che oggi è candidato in un collegio uninominale e la nostra Elena in un collegio proporzionale, è un riconoscimento che il partito ha voluto dare, perché riconosce in queste persone un lavoro fatto nel territorio. Ma questa cosa fa emergere un'altra grande verità, che per noi il politico deve stare a servizio di una comunità e non, come spesso accade, e soprattutto in questo territorio, dove una comunità è al servizio del politico. Questa non è una cosa che si può accettare più. Per noi in Lega i deputati, gli europarlamentari, i consiglieri regionali devono stare a servizio dei consiglieri comunali, dei sindaci, perché sono loro che tutti i giorni affrontano le problematiche di una comunità. E per questo noi siamo contenti, perché noi vogliamo portare un cambio di mentalità, un cambio di approccio nel fare la politica. Noi dobbiamo stare al vostro servizio, non dovete essere voi a stare al nostro servizio, perché noi veniamo pagati grazie a voi. E questo è un nuovo modo di fare politica. E devo dire che in questa regione purtroppo questo non accade. E lo stiamo vedendo in giro in queste ore di campagna elettorale, dove se qualcuno si fa vedere insieme ad un'altra persona diventa un problema. Uno non è libero di esprimere la propria idea. E questo voi non lo dovete consentire. Perché noi viviamo in una democrazia. La democrazia è libertà di espressione e di opinione, che mai nessuno ci può togliere. E noi possiamo salvaguardare tutto questo in due modi: dobbiamo essere liberi e dobbiamo andare a votare. Il vostro impegno di cittadini deve essere quello di convincere chi oggi va in giro a dire: ah, vabbè, ma tanto le cose non cambiano, vabbè, tanto è sempre la stessa cosa. Certo, se noi non andiamo a votare sarà sempre la stessa cosa, perché l'unica arma che il cittadino ha oggi per cambiare le cose è quello di andare a votare. Quindi il mio invito qual è? Andiamo a votare tutti, andiamo a convincere chi non vuole andare a votare che è un errore non andare a votare, e soprattutto aiutiamo questi signori che hanno dimostrato di essere persone per bene, valenti e soprattutto attaccati al territorio. Questa è la mia richiesta e l'invito e l'augurio che faccio per questa comunità. Bene, io adesso lascerei la parola ad Attilio, ad Elena, perché è importante, io lo so che tutti sappiamo votare, come si fa, però è importante fare un passaggio, perché questa nuova legge elettorale è un inganno un po', quindi è giusto che spendiamo qualche minuto per vedere, per capire tutti assieme, perché io sono il primo che qualche volta ho dei dubbi, lo ammetto, di capire come si fa a votare e come si fa a votare soprattutto i nostri amici. Grazie. Grazie e buonasera, uno scenario bellissimo devo dire. Io mi presento, sono Elena Gerardo, sono il sindaco di Alfano, rieletta per il secondo mandato proprio a giugno. E milito nel partito della Lega da diversi anni e dunque quando mi è stato chiesto di partecipare a questa competizione elettorale, seppur con una candidatura di servizio, mi metto cioè a servizio del territorio, a servizio del partito e cerco di dare una mano all'amico Attilio, sono stata molto felice. Felice perché? Felice perché non era mai successa una cosa del genere. Fino adesso i partiti che hanno saccheggiato i nostri voti sono partiti che hanno ben pensato di scegliere i rappresentanti politici altrove, nei grandi centri, nell'Agro-Nocerino, nel Salernitano, ma non si sono quasi mai degnati di scendere nel Cilento. Oggi la Lega, questo partito che tanto viene osteggiato e che
vi assicuro, in questa campagna elettorale spesso mi tocca ripetere che la Lega è un partito che crede nei territori, ha deciso di puntare su due persone del territorio, non su uno, su due persone del territorio. E lo ha fatto perché? Perché il principio cardine di un partito come la Lega è quello di dare spazio ai territori, perché dare spazio ai territori significa dare voce ai cittadini che in queste comunità vivono. Non è facile vivere nelle nostre comunità, affrontiamo ogni giorno una miriade di problemi, soffriamo lo spopolamento ormai da troppi anni. Io ho cominciato a fare politica 20 anni fa, sono stata sempre in maggioranza e questo è il mio secondo mandato da sindaco. Ho notato negli anni un incremento a dismisura di questo spopolamento del Cilento. Perché? Ci chiediamo perché. Perché è vero che la politica è un'arma, è vero che quando si va nella cabina elettorale la matita è un'arma, ma è un'arma che dobbiamo utilizzare per aiutare il territorio a crescere, non per aiutare le clientele, l'assistenzialismo e tutto quello che c'è stato dietro in tutti questi decenni. Perché, per carità, ognuno di noi è libero di scegliere. A me va bene, cuore di mamma, se il politico di turno mi sistema mio figlio, ma domani mio figlio sempre la valigia deve prendere. Allora svegliamoci, perché ci buttano fumo negli occhi. Non abbiamo bisogno del politico con tutto quello che abbiamo che ci sistema il figlio, abbiamo bisogno del politico che fa decollare un territorio. Non dobbiamo chiedere elemosine, noi non abbiamo bisogno di elemosine. Quindi dobbiamo ritornare indietro, perché quando l'evoluzione va troppo avanti è necessario guardarsi indietro e addirittura ritornare agli antichi romani. Cosa facevano gli antichi romani quando conquistavano dei territori? Siamo stati i padroni dell'impero d'Oriente e dell'impero d'Occidente. Cosa facevano? Per la prima cosa, cosa facevano? Costruivano le strade. Le strade! Dove sono le strade? Dobbiamo chiamare gli antichi romani, li rievochiamo con una seduta spiritica? Oppure siamo in grado di capire che l'Europa e l'Italia devono essere in grado di far sviluppare i piccoli paesi creando infrastrutture? Dove andiamo? Vogliamo fare l'import-export? Vogliamo occuparci di pesca? Vogliamo essere competitivi nel settore della pesca come in altri settori come quello turistico? E poi come li facciamo arrivare qui i turisti? Come facciamo a mercanteggiare? Costruiamo le navi come in epoca fenicia? Oppure pensiamo che sia il caso di costruire delle infrastrutture, delle reti di collegamento anche via terra? Io vi parlo in questo modo, e mi dovete scusare per il tono, ma sono 6 anni, 6, che cerco di fare ad Alfano una bretella che mi colleghi alla superstrada. 6 lunghi anni. Voi ricordate forse meglio di me, tra gli anni 70 e gli anni 80, quando fu costruita la superstrada. Ci sono stati interi pezzi di territorio che sono stati tagliati fuori dal collegamento alla superstrada. Alfano all'epoca era un paese in cui tutti passavano, la ex SS18, no? Tutti passavano da lì, ed aveva ricchezza come tutti i paesi interni, ed era collegata alla costa, e la costa aveva un ottimo sviluppo anche grazie al collegamento con i paesi interni. Una volta che siamo stati tagliati fuori, ci hanno lasciato morire. Noi stiamo morendo di anno in anno sempre di più. Finalmente ottengo un finanziamento per una progettazione esecutiva, per una bretella che ci collega alla superstrada, che serve a mettere in contatto le zone interne con le zone marine. Un sindaco mi vuole bloccare il finanziamento. Questo sapete perché? Perché manca del tutto una politica seria in alto, perché non si può lasciare un piccolo sindaco la responsabilità di portare a termine un'opera del genere, perché i sindaci dei nostri territori hanno bisogno che i soldi, il PNRR e gli altri soldi dei finanziamenti vengano spesi bene, con un controllo dall'alto, ma con un controllo serio, non con un controllo che fa finta di chiudere un occhio e poi li chiude anche tutti e due. Quindi vi chiedo, non vi voglio dilungare perché ci sarebbe troppo da dire, e in questo caso io vorrei veramente che fosse il vero protagonista di questa serata, Attilio Pierro, a parlare con voi.
Però vi assicuro, come diceva l'onorevole Valentino Grant, che apprezzo, ammiro e stimo da quando ho conosciuto, perché ci mette la faccia, è una persona molto intelligente, è una persona alla quale se si dice, e io l'ho provato sulla mia pelle, se le si dice di una problematica va fino in fondo, e questo mi è piaciuto. Perché non mi era mai capitato di incontrare un politico, un eurodeputato parlamentare, che una volta avuto i voti e diventato eurodeputato parlamentare, viene in mezzo a noi e ci dice: io sono qui. Dunque vi chiedo, il 25 settembre, di votare alla Camera e al Senato semplicemente barrando con una X il simbolo della Lega. È importante per noi che facciate questo, perché se è vero che il partito ci ha dato una possibilità di poter crescere nel territorio con persone del territorio, è anche vero che noi per crescere abbiamo bisogno della vostra voce. Dateci voce, noi siamo qui, saremo sempre in mezzo a voi e a vostra disposizione. Grazie. Passo la parola ad Attilio Pierro. Saluto tutti quanti per la presenza, ma mi corre l'obbligo di ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale che ci hanno dato la possibilità di parlare in questo splendido posto, in questa splendida località Marina di Camerota. Io mi sento di Marina di Camerota e di tutto il comune, perché come sapete sono di Rocca Gloriosa, un paese qua vicino che conoscete tutti. Voglio ringraziare anche gli amministratori presenti, ma un ringraziamento va all'onorevole Viviani. Vieni Lorenzo, vieni, che ha fatto 4 ore di macchina per venire in mezzo a noi per parlare dei problemi che attanagliano la nostra pesca. Grazie Lorenzo. Voglio ringraziare l'onorevole Grand, nostro coordinatore regionale, e l'amica Elena Gerardo, candidata qui con noi. Allora, andiamo un po' alla scelta della Lega. La Lega in questo particolare momento, in questa particolare competizione, ha dato un esempio, ha dato un insegnamento a tutti i partiti, di destra, di sinistra, di centro, scegliendo una persona del territorio. E questo devo ringraziare il coordinatore regionale e il nostro leader Matteo Salvini, che ha voluto premiare questo nostro territorio. Come sapete, anche negli anni addietro, non andiamo tanto lontano, pure 5 anni fa abbiamo avuto altri candidati, ma candidati che non erano di questa terra. Mi ricordo qualche candidato, qualche senatore, che gli abbiamo fatto 2 campagne elettorali e abbiamo visti solo in televisione. Cosa hanno portato al nostro territorio? Zero. Così ha fatto anche il nostro governatore De Luca. Purtroppo ha candidato una persona che viene da Pagani. Cosa può sapere questa persona che viene da Pagani, che non vive con la propria famiglia in questo territorio, non segue le nostre problematiche? Come può dare risposta a noi, al nostro territorio? Penso che non ne può dare risposta al nostro territorio, però la Lega in questo momento ha dato risposta. Come sapete, io sono un operaio della comunità montana, lo dico spesso, non mi vergogno di dirlo, perché sono un operaio della politica. Ho rivestito vari ruoli, sono stato consigliere, prima assessore, consigliere comunale e vice sindaco al mio comune per oltre 15 anni, sono stato consigliere provinciale, assessore provinciale, ora sono consigliere regionale, ma ho portato sempre le istanze dei nostri territori. Giusto per farvi un esempio, quando ero assessore alla provincia di Salerno, il finanziamento del Ciglioto, il finanziamento della Mantellata è stata un'opera mia. Gli altri vengono a tagliare i nastri, però non hanno neanche coraggio di dire chi ha finanziato quelle opere. Le ho finanziate nel 2014 e 2015, anzi si devono vergognare che vengono dopo 7 anni ad inaugurare un'opera, un inizio. Doveva essere finita già 5-6 anni fa questa opera, perché era un'opera vitale, importante. Voi vi ricordate che spesso e volentieri, quando c'è maltempo, il mare agitato, la strada che percorre tra Palinuro e Marina di Camerota, le macchine non possono passare, anzi il comune spesso e volentieri è costretto a fare interventi di protezione civile, il semaforo, e allora questo è, io l'ho fatto perché conoscevo il nostro territorio
e l'ho fatto veramente di cuore per dare una risposta a questo territorio. Invece gli altri cosa hanno fatto? Non hanno fatto niente per me alla nostra zona. Allora è importante. Ho portato queste istanze in consiglio regionale, caro Lorenzo, ho portato la proposta sulla quota accessoria della pesca al tonno. Chiamiamola anche quota accidentale, voi siete del settore, la conoscete. Io ho fatto votare alla Commissione Agricoltura una proposta da far raccogliere dal Presidente De Luca e portarla in seno al Governo, la modifica della quota accessoria. Voi dovete pensare che la quota accessoria tocca 200 tonnellate all'Italia, ma sapete cosa succede? Perché tutti gli anni è sempre la stessa storia e la stessa musica. Quei 200 tonnellate, le 200 tonnellate, l'80% se lo prende la Sicilia. Se lo prende la Sicilia perché una parte è la posizione geografica, perché l'immigrazione del tonno inizia dalla Sicilia, e l'80% va loro, a noi restano solo le briciole. Allora, quella pesca è importante proprio per la piccola pesca, per tutti i nostri pescatori, perché la pesca normale cosa ci porta? Ci porta poco o niente, invece in quel particolare momento può portare economia alla nostra zona. Anzi, di questo poi ne parleremo con l'onorevole Viviani, perché ci ha messo in campo un importante programma per la pesca come Lega, che sono sicuro che con il prossimo governo lo riusciremo a portare a termine. Poi vi voglio dire perché la Lega, parecchi me lo chiedono sempre. Io nel 2015 ho fatto l'adesione alla Lega, ma sapete perché? Perché ho visto che al nord la sanità funzionava e funziona, i trasporti funzionavano e funzionano, il partito funzionava e funziona, perché là mensilmente fanno gli incontri sui territori, fanno gli incontri e parlano delle problematiche che ci sono, ed insieme ai deputati, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali, unanime portano le proposte e cercano di risolverle. Però poi mi piange il cuore perché abbiamo un'amministrazione regionale che parla, dice mai ultimi la campagna elettorale, in sanità siamo ultimi. Non abbiamo la possibilità di fare una visita, per fare una visita si prenota fra 5-6 mesi. Non c'è la copertura dei medici nei turni delle 24 ore, una cosa gravissima. Per non parlare poi dei primari, sapete che sono circa 7 anni che non fanno un concorso. Ma sapete perché non lo fanno il concorso? Perché fanno la nomina con l'articolo 18 ogni anno. Allora che cosa fanno? Se ci sono due medici, uno bravo e uno meno bravo, purtroppo la politica, il PD che cosa fa? Sceglie quello meno bravo. L'importante è che alla tessera in questo particolare momento fa la campagna elettorale per loro. Io penso che la politica tutto dovrebbe fare, ma nella sanità non dovrebbe mettere neanche bocca, perché la politica può scegliere tra due medici bravi, ma non tra, diciamola, ce l'ha alla paesana, non tra un ciuccio e una persona brava, loro scelgono il ciuccio. E questa è stata la nostra gravità di questa regione Campania. Purtroppo siamo costretti ad andare fuori regione, spesso e volentieri. E questa è la politica del governo di centrosinistra. Poi oggi più che mai è importante avere una presenza del territorio, ma una presenza del territorio perché? Perché il governo si accinge ad investire nel nostro Italia i fondi PNRR. Questi sono dei fondi importanti e la cosa buona, sapete qual è? Che questi fondi vengono gestiti dai ministeri e non dalla regione Campania, perché in questo particolare momento questi fondi li dobbiamo spendere per portare infrastrutture, economia a questo territorio. Se non facciamo questo, sapete cosa resteranno? I debiti, ma non resteranno a noi, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Allora se riusciamo a fare questo ci potremmo salvare. In questi anni di amministrazione di centrosinistra non c'è stata una politica del territorio, non c'è stata una politica per un'offerta turistica diversa, perché parliamoci, diciamoci la verità, la maggior parte dei turisti vengono a Marina, vengono per il mare, però altri turisti che non piace il mare sono costretti ad andare in Trentino o Alto Adige. Ma perché? Perché non riusciamo a proporre un'offerta turistica comprensoriale. Non riusciamo a mettere in rete le aree interne, i comuni dell'area interne con la zona costiera. Questo non è una cosa cattiva, perché non è che l'area interna si porta i turisti del mare nelle sue aree, invece no, diamo un'offerta diversificata dove riusciamo a mettere in rete tutte le bellezze che abbiamo. Abbiamo tante bellezze geoarcheologiche, beni architettoniche, beni culturali. Questo non si fa, per non parlare poi dell'area marina protetta.
abbiamo solo vincoli e non abbiamo nessun beneficio. Allora perché non mettiamo in rete le zone costiere con le zone interne? Perché così succede che anche delle famiglie, se al figlio piace la montagna, la mamma e il papà piace il mare, vengono in vacanza da noi. Solo così possiamo portare economia. Un altro errore c'è. Perché non mettono in rete tutte le aziende agricole che ci sono sui nostri territori? Mi sapete dire in un ristorante anche della zona nostra che olio mangiamo? La maggior parte dei ristoranti mangiamo olio che viene dalla Tunisia. Noi abbiamo dei prodotti d'eccellenza. Abbiamo i ceci di Cicerale, i fagioli di Condrone. La Piana del Sele oggi produce il 75% della rucola italiana. Perché non mettiamo in rete queste aziende agricole con le attività turistiche, cioè con la ristorazione? Cerchiamo di portare anche un menù nostro a chilometro zero per dare la possibilità agli artigiani, agli agricoltori di incrementare il proprio profitto e portare economia e restare qui nella nostra terra. Allora io non mi voglio dilungare perché la serata oggi è dedicata al nostro Lorenzo per parlare dei vostri problemi. Io vi voglio chiedere solo di dare una risposta elettorale a chi ha creduto in me, ma a chi ha creduto in voi e al nostro territorio, perché la candidatura mia è una candidatura del territorio per continuare a tutelare il territorio e portare le nostre proposte anche in seno al Parlamento italiano, e lo farò. Chi mi conosce, mi ha conosciuto chi 20 anni fa, sia quando ho rivestito i ruoli di consigliere provinciale, consigliere assessore e viceversa, io sono sempre la stessa persona che ero prima e continuerò a essere la persona che sono sempre stato. Non è che il 25 settembre, una volta che ricoprerò il ruolo di parlamentare, mi monterò la testa, non mi farò più vedere o non mi occuperò dei nostri territori. Lo farò con umiltà e semplicità, come ho fatto sempre, porterò le nostre stanze. Allora diamo una risposta al nostro leader Matteo Salvini, perché se la Lega oggi, giusto per farvi un esempio, è quotata al 5% e noi riusciamo a prendere il 10%, domani mattina si vedrà l'apporto del territorio e l'apporto nostro. Io avrò la possibilità di dire: il territorio ha risposto. Oggi dobbiamo rispondere con i fatti, con il governo, per le infrastrutture e quello che ci serve al nostro territorio. Se invece il territorio non risponde, io non rispondo, non posso chiedere, non posso far alzare la voce per chiedere le nostre infrastrutture, perché noi non abbiamo risposto. Però io sono convinto, perché ogni volta che ho affrontato le campagne elettorali mi siete stati sempre vicini e abbiamo sempre vinto insieme. Sono convinto che anche in questa occasione vinceremo insieme e porteremo le nostre stanze al Parlamento. Grazie, grazie di cuore a tutti quanti, grazie. Passo la parola all'onorevole Viviani, che ringrazio nuovamente. Grazie, grazie. Intanto scusate per il ritardo e mi spiace veramente, però come dicevi ho potuto vedere la bellezza del vostro territorio, anche la carenza di infrastrutture, perché per venire qua da Manfredonia ci ho messo più di 3 ore e mezza e devo dire la verità che è stata anche molto istruttiva anche per un parlamentare, diciamo, che è fuori zona. Perché lo ricordo che il mio collegio è molto distante, ma è un po' la caratteristica del modus operandi nostro. Non importa, io dovrei essere forse nella zona dove sono stato candidato, nella zona di Rovigo, ma mi interessava venire qua soprattutto per conoscere una realtà e anche tanti amici che mi contattano spesso, ma soprattutto complimenti anche alla location, perché finalmente parlo di pesca in banchina e davanti alle barche. Di solito mi si trovano sempre quelle sale riunioni imbriccate, invece è bello parlare col mare in fronte, con i pescherecci di fianco. E Attilio, io insomma conosciuto io le persone che ho qua a fianco le conosco, sono persone che si sono sempre confrontate con me e devo dire la verità, è la bellezza di far parte di un partito che è una famiglia. Sulle tematiche ci confrontiamo con i territori, ci ascoltiamo e andiamo in un'unica direzione, e sempre non è così, guardate, purtroppo in tanti altri partiti politici si sceglie una strada, poi c'è sempre chi ha l'animo ultraambientalista, ma non che io sono anche un biologo, quindi vi dico, non è che io sono per l'ambiente giusto, per l'ambiente pragmatico, ma siamo sempre, saremo sempre dalla parte dei pescatori, non ci potrà mai essere una linea diversa, almeno finché Viviani avrà la possibilità di avere il Dipartimento Pesca. E apprezzato non solo il lavoro di Attilio, che naturalmente ci confrontiamo e dovrete essere stato molto attento a tutte le tematiche della pesca e più volte a Roma, ma voglio naturalmente anche parlare di Valentino, perché
abbiamo lavorato tanto insieme a livello europeo, magari non scambiandoci di persona le posizioni, ma confrontandoci con gli uffici e cercando di portare a casa dei provvedimenti. Noi siamo sotto attacco come mondo della pesca, è inutile che ce lo raccontiamo, è un attacco che arriva da Bruxelles, ma non è che Bruxelles sia cattiva o ce l'abbia con noi, Bruxelles ha qualcuno che comunque li tira i fili, perché sappiate che purtroppo le aziende che vedete qua sono aziende purtroppo, diciamo, bene, perché sono aziende a livello familiare, sono aziende che pagano le tasse in Italia, sono aziende che portano un prodotto e un valore aggiunto immenso sui nostri territori, perché Marina di Camerota, ma come potrebbe essere Cetara, ma come potrebbe essere altri comuni della campagna, come potrebbe essere Mazara, come potrebbe essere la mia Monte Rosso nel Cinque Terre, dove purtroppo il pescatore è già scomparso, ma dà un valore aggiunto alla ristorazione, dà un valore aggiunto al nostro territorio. Qua, senza i pescatori, questo posto meraviglioso diventa un posto da selfie, diventa una cartolina sbiadita, diventa lo spessore di una fotografia, ma non la profondità di un posto che deve mantenere la propria cultura, le proprie tradizioni, il saper vivere, il proprio mangiare, il racconto che si tramanda da padre in figlio. Ecco che cos'è il mondo della pesca. E non solo, vuol dire portare un prodotto fresco di qualità sulle tavole dei campani, sulle tavole degli italiani. Questo è un valore aggiunto che abbiamo in tutta Italia con 8.000 km di coste. Purtroppo, non ce lo nascondiamo, c'è chi questa, diciamo, attività a livello familiare la vuole combattere, cioè chi vuole comunque sia metterci alle strette. E io vedo qua delle barche a strascico, lo sapete molto bene, il caro gasolio ormai è arrivato sulle nostre teste e sarà la grande sfida delle prossime settimane, del prossimo governo, insieme naturalmente al caro Balletta, al caro Energia. Sono tematiche che hanno spazzato via tutti gli altri problemi, perché lo sapete, se la piccola pesca magari riesce a sopravvivere, io faccio la lampara, vado poco lontano dalla costa, la stagione sono riuscito a farla, ma lo strascico, ad esempio, che ne parliamo, il 90% della pesca italiana, anche se viene criminalizzato, ma è fieramente di pesca a strascico, ecco, è massacrato da un costo di produzione che incide tantissimo naturalmente nell'attività. Quindi ecco, la grande sfida che abbiamo davanti, prima di parlare di qualsiasi cosa, e ce lo dobbiamo dire, sarà quello che dovrà impegnare proprio il prossimo governo. Bollette, gas, caro gasolio. Siamo vittime di una speculazione terrificante, perché questo caro gasolio, non me lo vengano a dire, non c'entra la guerra, perché è iniziato già ottobre scorso e noi lo denunciavamo già come un rincaro, come una speculazione senza senso. Quindi spaziamo via dubbi su dinamiche geopolitiche. No, qua è una speculazione di qualcuno che ci guadagna, di qualcuno che sta guadagnando molto e soprattutto sta guadagnando sulle tasche degli italiani. Anche perché siamo riusciti come Lega a far sì che ci sia il credito d'imposta per i tre trimestri, quindi per 3, 6, 9 mesi è coperto e quindi avranno il 20% i pescatori di credito d'imposta e quindi si recupereranno dei contributi. Poca roba, sì, volevamo fare di più. Ma ricordatevi che quei soldi lì purtroppo sono sempre soldi degli italiani. Sacrosanto e giusto dare un aiuto ai nostri pescatori, dare un aiuto alla pesca italiana che sta soffrendo, ma la prima cosa è combattere le speculazioni, perché non si possono utilizzare i soldi degli italiani per aiutare i pescatori, ma per arricchire le tasche di qualcuno che in questo momento sta guadagnando molto forte e tantissimo sul tema della speculazione del gasolio. D'altra parte non vi nascondo che c'è qualcuno che gode anche, perché me lo conferma anche Valentino con la sua attività a livello europeo, il gasolio agricolo viene considerato SAD, un piccolo acronimo che vuol dire sussidio ambientalmente dannoso, vuol dire che è combustibile fossile, quindi non si possono dare le agevolazioni per i combustibili fossili, e poi più ti do gasolio agevolato più vai in mare cattivo, perché se tu vai in mare aumenti lo sforzo di pesca. Ecco, dobbiamo uscire un po' da questa logica. Fortunatamente ero riuscito anche a far ragionare Patuanelli, che mi ha dato ragione anche in coda a questo governo un po' malandato, e ha detto una cosa sacrosanta giusta che gli avevo detto io e l'ha detto pubblicamente. Ma se i motori, cosa vogliamo mettere, i motori elettrici sulle barche? Cosa vogliamo fare? Sì, per alcune attività si può fare, è anche stata una cosa magari carina, ma è impensabile che un'attività di pesca, una barca che deve andare in mare, che consuma comunque ed è energivora, possa funzionare. Allora, diamo innovazione alle nostre imbarcazioni, ma innovazione intelligente. Purtroppo siamo in un cul-de-sac in cui
i nostri pescatori, la nostra attività viene gestita, colpa nostra, non voglio andare sul tecnico troppo perché magari c'è una platea che va al di fuori del mondo della pesca, ma noi siamo rimasti e siamo passati da un momento in cui al pescatore li potevi far far tutto, andava a babbo mordo fino al 2008, poi sono arrivati i regolamenti europei, ci hanno preso alla sprovvista, ci hanno fatto cambiare la vita, ci hanno fatto cambiare il sistema di pesca, hanno aumentato i controlli, sono arrivati i verbali. Fortunatamente siamo riusciti a tagliarli la 154, per chi c'era di voi pescatori, io c'ero sotto al Parlamento, 4 mesi prima di entrare parlamentare ero a protestare per la 154, siamo riusciti a entrare dentro al Parlamento e modificare, quindi tagliare i verbali per i pescatori, quindi se uno prende un verbale non lo dovrebbe prendere, ma già lo paga la metà, non so se vi ricordavate, si arrivava a delle cifre di 150.000 euro. Detto questo, sappiate molto bene che il problema grande è quello che è la grande sfida che vuole portare avanti la Lega per sostenere la pesca, è quella di ribaltare in senso buono, senza avere nemici, ma ribaltare il paradigma ministeriale. Basta un ministero che guardi il mondo della pesca con occhio torvo, con un occhio sempre con un occhio che è più realista del re per i regolamenti europei. Ecco, il prossimo Ministero della Pesca, io naturalmente spero che sia un Ministero del Mare che abbia una delega alla pesca, dovrà essere un Ministero che è l'avvocato dei pescatori, dove il suo bilancio deve essere l'aumento occupazionale del mondo della pesca, dove il suo bilancio, se ha fatto bene o fatto male, deve essere se aumentato il fatturato al mondo della pesca, non un approccio idealista, ambientalista, prudenziale, che considera sempre e costantemente i nostri pescatori come dei delinquenti. Bypassiamo. Noi abbiamo da proteggere un settore che è sotto un duro attacco a livello internazionale. Ricordiamoci che quando un nostro pescatore porta un prodotto di qualità sulle tavole, toglie a qualcuno la possibilità di venderlo. Quando noi facciamo e portiamo in terra del prodotto ittico, togliamo la possibilità a qualcuno come le grandi multinazionali di portare un prodotto sulle tavole degli italiani. Ecco chi sono i nemici in questo momento. Dobbiamo essere più bravi noi però, dobbiamo essere più bravi noi a studiare, a far capire come gestire il mondo della pesca, abbiamo le competenze, ve lo dico da biologo ed ex comandante di un peschereccio, abbiamo le competenze, con 8.000 km di coste dobbiamo imporci come gestori della pesca nel Mediterraneo, siamo immersi nel Mediterraneo, dobbiamo inseguire Bruxelles dove ci dice come dobbiamo pescare nel Mediterraneo. Vi rendete conto quanto siamo arrivati e quanto abbiamo toccato il fondo? Siamo immersi nel Mediterraneo, 8.000 km di coste che ci permettono di avere un prodotto fresco e genuino sulle tavole italiane in qualsiasi momento, anche in Trentino se vogliamo, e ci facciamo spiegare da Bruxelles come pescare, perché arriviamo sempre al dibattito a livello europeo come gli ultimi della classe, senza sapere come gestire il mondo della pesca. Pensate solamente alle giornate di pesca che sono state vietate per lo strascico, che sono la diminuzione delle giornate. Ma in tutto questo tempo, io lo denunciai ormai anni or sono, quando a livello europeo, tramite Valentino, tramite Annalisa Tardino, la Conte e il collega Casanova, a denunciarono questa cosa, il fatto che la comunità europea, non sapendo come gestire la pesca a strascico nel nostro mare, decise di dire, vabbè ragazzi, cavalli motore, giornate di pesca, via, giornate di pesca, toglietelo un po'. Noi cosa le abbiamo proposto? Noi abbiamo proposto una nostra visione per dire come gestire la pesca nel Mediterraneo. Noi abbiamo studiato, no, abbiamo accettato quello che ci veniva detto. Io ho fatto delle battaglie nella mia piccola Liguria, che fortunatamente sono riuscite a diventare battaglie che poi abbiamo portato in Calabria, abbiamo portato in Sicilia, ad esempio per la pesca del rossetto e del bianchetto. Abbiamo studiato, abbiamo lavorato, io l'ho detto anche molte volte a Tiglio, di battere il pugno, e l'hai fatto a livello di regione, per portare a casa tutta la parte dei piani di gestione, che è fondamentale. Dobbiamo essere più bravi. Dobbiamo spiegare, io ho recuperato una pesca tradizionale che sembra un'eresia, la pesca del novellame di sardina, eppure noi lo facevamo con delle piccole barche, eppure noi lo facevamo con delle barche che potevano, non facevano nessun tipo di sforzo di pesca. L'abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando, e riapriremo la pesca del bianchetto. Quando vietarono la pesca del bianchetto, lo sapete cosa è arrivato sulle tavole degli italiani? Dato che si pensa sempre alla salute, hanno vietato il bianchetto, il novellame di sardina, un giorno dopo è arrivato il pesce ghiaccio, che arriva dalle salamastre cinesi in blocchi congelati da mari super inquinati.
Allora, dove sta la salvaguardia del nostro paese? Dove sta la salvaguardia della salute degli italiani? Dove sta la salvaguardia del settore? Nell'essere più bravi degli altri, nello studiare. Prossimo sottosegretario, prossimo ministro, il prossimo dirigente, che può essere anche quello che c'è anche adesso, ma dovranno stare dal lunedì al venerdì, al sabato, io ci starei anche domenica, perché tanto le nostre settimane normalmente durano tutti 7 giorni, ma io basterebbe che stessi dal lunedì al sabato a lavorare, a studiare, perché abbiamo bisogno di persone competenti, abbiamo persone di persone oneste, competenti e che lavorino per il settore della pesca. Io non mi dilungo, hai parlato bene del discorso del tonno, voi avete una ricchezza anche in questo territorio enorme. Noi tutto questo settore, da A alla Z, dalla parte delle circuizioni, dalla parte della piccola pesca, abbiamo bisogno di valorizzarlo a livello italiano, di farlo anche arrivare sulle tavole degli italiani, di anche pensare a degli allevamenti italiani e una filiera italiana, investire in queste cose. Abbiamo bisogno di farlo arrivare sulle tavole degli italiani, senza contrasti, senza battaglie fra sistemi di pesca, ma avendo un mantra, quello di portare un prodotto fresco. Ricordatevi sempre una cosa, poi concludo e magari possiamo farci anche una chiacchierata: se sopravvive il pescatore, non solo abbiamo un testimonial, come si dice adesso, delle nostre tradizioni, della nostra cultura, dei territori, non solo abbiamo delle aziende fiere, ma salvaguardiamo la salute dei nostri concittadini portando un prodotto fresco di qualità sulle tavole degli italiani. Grazie. Grazie Lorenzo, noi ci fermiamo un altro po', se qualcuno vuole fare qualche domanda, siamo qui. Io vengo sull'Adolfo Scarano, avvocato di professione, vi complimento con tutti quanti voi perché avete toccato degli argomenti che viviamo, non soltanto l'onorevole Viviani in ordine alla pesca, non solo quello dell'onorevole Grant, dell'amica Elena, per ultimo, ma non per ultimo, devo dire Attilio, perché ha parlato delle problematiche della regione. Qui purtroppo deve cadere un accento forte, perché effettivamente nel nostro Cilento noi subiamo le pressioni economiche e sociali che ci vengono dal nord di Napoli, dal golfo napoletano, dal golfo salernitano, e quindi qui ci troviamo ad essere da un lato come una terra di conquista, dall'altro lato senza sapere alla fine chi siamo. E allora si mette in condizione il politico di turno, l'amministratore di turno, a dover rincorrere, e lo dico veramente in modo spassionato, la sindaco Alfano penso che me ne potrà dare ragione, di rincorrere i personaggi del momento che vivono nelle logiche che ha detto l'amico Attilio. E allora ragazzi, Elena ha detto che la matita è un'arma, usiamola quest'arma e mandiamo al diavolo tanto di quella gente che ci fa poi cadere sulle nostre spalle la incapacità e l'irresponsabilità di certi atti. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie all'avvocato. Se c'è qualche altra persona, io voglio solo ricordarvi che per votarci basta fare una croce sul simbolo della Lega, i nomi già ci sono, non si devono esprimere preferenze sia alla Camera che al Senato. Grazie. Se c'è qualche altra persona, se no altrimenti terminiamo. Grazie veramente di cuore a tutti e buon proseguimento di serata.